Che cosa vuol dire costruire e creare un'applicazione web? Significa andare a creare un'applicazione costituita da varie parti che girano su macchine diverse. Quindi l'applicazione web intanto è un'applicazione distribuita, proprio perché non è detto che il codice sia residente sulla stessa macchina. Normalmente c'è almeno una parte client, vedete qua nell'immagine client side, e una parte server, server side. La parte client contiene tutto quel codice che interagisce con l'utente e che quindi va a creare l'interfaccia grafica. Infatti qui vedete che è indicato il browser. C'è Google, Chrome, ma potrebbe essere qualunque browser. Quindi l'utente usa l'applicazione attraverso un'interfaccia grafica che è visualizzata attraverso, mediante un programma che si chiama browser. Le tecnologie che vengono utilizzate per realizzare un'interfaccia grafica sono quelle che dovreste già conoscere, HTML, CSS e poi eventuali altri framework che facilitano lo sviluppo client side, tipo Bootstrap o altri, insomma, anche più complicati. E la differenza tra HTML e CSS è questa. HTML consente di definire la struttura della pagina, quindi non so quali sono i titoli, quali sono i paragrafi, quali sono immagini. A che cosa serve questo? Serve soprattutto per due cose. Ha un senso per l'accessibilità di questi documenti, perché avendo degli elementi che definiscono la struttura, per esempio, avrete sicuramente utilizzato il tag P. E sappiamo tutti che questo rappresenta un paragrafo di testo. Avrete già utilizzato il tag IMG e tutti noi sappiamo che questo tag consente di inserire nel documento delle immagini e così via. Il tag A che definisce un'ancora, cioè un link. Ecco, per quanto riguarda l'accessibilità dei siti web, il fatto di avere un linguaggio che descrive che cosa sono i vari elementi che troviamo in una pagina permette ai browser vocali, mentre leggono il documento, di spiegare cosa stanno leggendo. Negli anni, diciamo che il grosso lavoro che è stato fatto su HTML è stato proprio questo, cercare di inserire in questo linguaggio elementi che potessero, di vario tipo, che potessero consentire una piena usabilità, accessibilità, in realtà il termine è giusto, da parte di utenti che per un qualche motivo hanno delle disabilità che non gli permettono di accedere al web, soprattutto le persone ipovedenti. Quindi avere un browser vocale che non solo ti legge quello che c'è nel paragrafo, quindi il testo, ma ti dice anche che sta leggendo un paragrafo o che quando arriva ad un'immagine ti dice adesso c'è un'immagine, magari utilizzando l'attributo alt, che immagino abbiate visto, dove c'è una descrizione dell'immagine, il browser vocale cosa fa? Dice sto leggendo un'immagine e poi legge anche la descrizione. Noi non la vediamo, noi diciamo chi utilizza il web senza avvalersi di questi strumenti, la descrizione la vede se passa sull'immagine, ma è relativamente importante, mentre diventa di fondamentale importanza per le persone che non sono vedenti o sono ipovedenti, perché il browser è in grado di fornire una descrizione. Quindi HTML definisce la struttura del documento, poi abbiamo il CSS che si occupano di tutto quello che è invece l'estetica della pagina, i colori, le dimensioni, gli spazi,
il layout, quindi la collocazione dei vari elementi nella pagina. Per cui chi lavora client side, il programmatore, lo sviluppatore, che normalmente si chiama sviluppatore front end, chi fa questo lavoro si occupa della costruzione delle interfacce grafiche e utilizza prevalentemente queste tecnologie, più un altro linguaggio molto importante che è JavaScript. JavaScript poi nel tempo si è evoluto tantissimo e sono nati moltissimi framework. In particolare noi che cosa useremo? Per quanto riguarda JavaScript useremo per quest'anno jQuery, che è appunto una libreria di JavaScript. Per quanto riguarda CSS useremo un altro framework, una libreria di classi che si chiama Bootstrap. Poi immagino abbiate poi la possibilità anche di approfondire questi argomenti con altre materie, tipo PST. Bene, e quindi abbiamo stabilito che cos'è la parte client. Ora però, una volta che l'utente interagisce con questa interfaccia, se ne dovrà, cioè lo fa per qualche motivo. Lo fa perché magari sta accedendo al sito di una sala cinematografica, una multisala, e vuole sapere qual è la programmazione dei film al fine settimana in una data città, in un dato orario, oppure accede a questa applicazione perché deve andare a fare un movimento sul conto corrente bancario. Questi sono tutti esempi di applicazioni web. Le applicazioni web utilizzano tutte lo stesso protocollo, che è il protocollo HTTP, che voi conoscete almeno come nome perché l'avrete visto un sacco di volte quando inserite un link nel browser. Però lo approfondirete meglio in quinta, quando parlerete del livello application delle reti. Posso dirvi che il protocollo HTTP stabilisce le regole di comunicazione tra la parte client e la parte server dell'applicazione, quindi detto molto semplicemente, stabilisce il modo in cui devono comunicare queste due parti, anche perché se risiedono su macchine diverse è possibile anche che non abbiano gli strumenti per comprendersi. E allora questo protocollo proprio dice che per comunicare devono utilizzare determinate regole. Normalmente queste due parti si scambiano dati e informazioni utilizzando degli standard come XML, meno usato rispetto a un altro standard, JSON. Questi due sono formati di interscambio, si chiamano proprio così perché consentono a queste due parti diverse di comunicare, di scambiarsi dati. Come funziona il protocollo HTTP nel web per questo tipo di applicazioni? Funziona così. L'utente, mediante il browser, invia una richiesta a un server. Questa richiesta viene indicata con HTTP request. Che cosa significa mandare una richiesta? Una cosa banale. Significa inserire all'interno della casella degli indirizzi del browser l'indirizzo di un sito. Oppure fare clic sulla pagina di un sito che si sta visitando. Ecco, ogni volta che si richiede una risorsa, che si fa un clic da qualche parte, che si inserisce un indirizzo nella barra degli indirizzi del browser, ecco che stiamo inviando una richiesta al server. Ora, questo server, poi vediamo cosa sono tutte queste parti. Questo server che cos'è che fa? Può fare due cose. Se noi abbiamo richiesto un'immagine, abbiamo richiesto una risorsa statica, un documento, quindi stiamo facendo un download di un documento, eccetera, il server deve fare ben poco lavoro. Deve semplicemente accettare la nostra richiesta, valutarla, andare a prendere da qualche parte l'immagine, prende il documento e lo rimanda a chi l'ha richiesto. Ed ecco quindi che genera un HTML response, scusate, un HTTP response.
In questo caso, quindi, la risorsa inviata in risposta alla richiesta è una risorsa statica. Basta avere, quindi, in queste situazioni, nella parte server side, è sufficiente avere un web server, un programma che fa proprio questo. Web server gestisce delle risorse, quando gli vengono richieste le invia. Ma non sempre è così. Perché? Perché la richiesta che viene fatta dal client potrebbe essere una richiesta che richiede, che ha bisogno, scusate il giro di parole, di una ulteriore elaborazione sul server. Esempio, quello che ho fatto prima, voglio sapere quali sono i film in programmazione questo fine settimana nella multisala Pinco Pallino della città di Torino. Ecco, questo non può essere un documento pronto, non ci può essere una risposta già pronta. Così come non ci può essere una risposta pronta quando io mi collego al mio account Facebook e il server mi risponde facendomi vedere la mia pagina con le cose e le preferenze, cioè con i contenuti in base alle mie preferenze, ai gruppi ai quali sono iscritta, alle persone che conosco. Quindi non è che mi fa vedere una generica pagina che mando uguale a tutti, no, mi fa vedere la mia pagina. Quindi significa che nel passaggio dalla parte server alla parte client, nella risposta, prima della risposta, ci deve essere un'elaborazione un pochino più complessa. Questa elaborazione viene fatta, il modo in cui viene fatta dipende dalle tecnologie impiegate. Per esempio, se noi utilizziamo il linguaggio PHP, che è un linguaggio di scripting, molto, molto impiegato nell'e-commerce. Perché è molto impiegato nell'e-commerce? Perché la maggior parte delle piattaforme di e-commerce già pronte all'uso, diciamo, solo da personalizzare, sono proprio scritte in PHP. Esempio WordPress, esempio Magento, esempio Joomla, anche se non so nemmeno se esiste ancora, ma era anche bruttino comunque. Ma va, diciamo, tra i più richiesti ci sono appunto Magento e WordPress. Ecco, queste sono piattaforme per l'e-commerce dove uno con una spesa minima, un po' di personalizzazione, paga qualche giovane programmatore anche con la prima esperienza che gli faccia un po' di personalizzazione in PHP, HTML, CSS, eccetera, e si fa la sua applicazione per gestire le vendite, eccetera. Per offrire quindi un servizio online, di vendita online agli utenti. Quindi se usiamo PHP, dicevo, sul lato server basta avere un web server che serve sempre, il web server c'è sempre, perché gestisce le risorse. E a questo web server si abbina un interprete PHP. Cos'è un interprete PHP? PHP è un linguaggio interpretato. Che cosa significa? Allora, anche qui devo di nuovo aprire un discorso che magari è una cosa che avevo già affrontato anni fa, ma l'anno scorso in realtà, ma forse le cose si dimenticano, si dimenticano. Allora, ogni programma scritto con un qualunque linguaggio di programmazione ha bisogno di subire uno o più passaggi di traduzione. Perché? Perché la macchina esegue solo codice binario, cioè 0 e 1, tanto per intenderci. Tutti i linguaggi che usiamo noi sono linguaggi simbolici, se che siano di alto livello come Java, C Sharp, eccetera, sia che siano di medio livello come linguaggio C o di basso livello come il linguaggio Assembly. Per chi non li conosce non ha importanza, che per chi li conosce ha capito cosa intendo dire. Ecco, tutti questi linguaggi di programmazione, tutti i programmi scritti in questo linguaggio non possono essere eseguiti immediatamente, devono appunto essere tradotti in linguaggio binario. Il modo in cui questa traduzione avviene dipende. Ci sono dei linguaggi che sono compilati. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un programma che si chiama compilatore, che prende il codice scritto in quel linguaggio, il codice sorgente, e lo traduce in codice binario.
Poi vabbè, dovrei, se volessi essere precisa, dovrei andare a spiegarvi che c'è anche il linker che collega le librerie, ma adesso faccio un discorso più generale. Diciamo che con uno o più passaggi il traduttore, il compilatore prende il codice sorgente e lo traduce in codice binario, quindi produce una traduzione che, a seguito della quale si ottiene un codice che può essere eseguito immediatamente. E naturalmente, siccome il codice binario dipende dalla macchina, è necessario avere per lo stesso linguaggio compilatori diversi per macchine diverse. Quindi, stesso programma, linguaggio C, per esempio, ha bisogno di un compilatore per il sistema Windows 64 bit, Windows 10 ha bisogno di un compilatore invece che faccia una traduzione diversa per Mac, per l'OS X del Mac e così via, a seconda dell'architettura della macchina. Ci sono tanti compilatori diversi, tutti quanti però traducono il codice in un codice binario che è dipendente dalla macchina. Un po' io faccio sempre la similitudine con il traduttore persona, individuo, che prende un libro scritto in una certa lingua, che ne so, il tedesco, e lo traduce in italiano. Produce un secondo libro scritto in una lingua diversa. Questa è la stessa cosa che fa il compilatore. L'interprete funziona in modo diverso, invece. L'interprete è sempre un programma che spesso viene chiamato anche macchina virtuale, che prende le istruzioni del linguaggio, del programma scritto in codice ad alto livello e prende un'istruzione alla volta, la traduce sempre solo una alla volta e la esegue. Poi riparte della seconda istruzione e con l'esecuzione e così via. Questo tipo di esecuzione è un'esecuzione molto più lenta. Comunque PHP è un linguaggio interpretato, quindi nella parte server di questa nostra applicazione web basta avere un interprete per eseguire il codice PHP. Nella risorsa richiesta dal client c'è del codice da eseguire. Immaginate se dobbiamo restituire una pagina di Facebook, no? All'utente loggato. Tutto ciò che è comune a tutti, uguale per tutti, sarà codice HTML, CSS, JavaScript. Poi ci sono delle parti che sono personali, l'immagine dell'utente, che ne so, i suoi contatti. Queste non possono esistere già, devono essere reperite, inserite nella pagina e in quei punti c'è del codice PHP da eseguire. Quando viene eseguito, l'output che produce è proprio quello che va a completare la pagina con le parti personalizzate. Questo non avviene solo per il linguaggio PHP, avviene per tutti i linguaggi. Quindi sul server esistono delle pagine che non sono complete, perché hanno una parte di codice completo, una parte di codice che viene generato nel momento in cui la pagina è richiesta. Cosa cambia? Cambia il tipo di linguaggio usato. Quindi dicevo, se usiamo PHP basta l'interprete. Se usiamo un linguaggio come Java, l'interprete non basta più. Perché? Perché Java ha bisogno sia di un passaggio di compilazione sia di un passaggio di interpretazione. Quindi il codice sorgente Java viene prima compilato in un linguaggio intermedio che si chiama bytecode, che sono i nostri punto class, file punto class. Dopodiché ci deve essere sulla macchina e quindi sul server un particolare programma che è in grado di eseguire queste classi, questi programmi Java, questo codice Java. Quindi sul server bisogna già avere, oltre al compilatore, anche questi, una volta erano interpreti, adesso sono compilatori just in time, cioè sono degli altri compilatori che traducono il codice, diciamo, nel momento in cui questo viene eseguito. Però adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, diciamo che lato server ci sono tutti quegli strumenti che servono a eseguire il codice di un certo linguaggio di programmazione, quindi dipende dal linguaggio che si utilizza.
Nel caso di Java, server side, abbiamo quello che viene definito un servlet container che prende il nome di Tomcat, ma non è l'unico. Noi useremo Tomcat, ma ce ne sono anche altri che si possono utilizzare. Quando la richiesta arriva al server, il server va a eseguire il codice, va a prendere intanto la risorsa, poi trova che ci sono delle parti di codice da eseguire, le va ad eseguire, produce un output, questo output, viene inserito nella pagina e questa pagina viene restituita. A questo punto sì che viene restituito un documento HTML. Nel caso in cui i dati non siano residenti sul server, ma siano su un database server, allora il server dovrà anche fare un lavoro in più, cioè dovrà fare una richiesta al database di svolgere, di andare a ricercare dei dati, di andare a modificarli, di fare qualche cosa, insomma, sui dati. Il database poi risponderà, il DBMS server risponderà al server inviandogli i dati oppure dicendogli ok, ho fatto le operazioni che mi hai richiesto. Solo a quel punto il server potrà mandare una risposta al client. Questa è la situazione, diciamo, tradizionale. Questa è la classica architettura di un'applicazione su tre livelli. Livello di presentazione, client. Livello della logica applicativa, perché sul server ci stanno i programmi e livello dei dati. Normalmente in questa architettura tradizionale quello che viene restituito al client è o un documento HTML oppure altre risorse, appunto tipo immagini o documenti, eccetera, documenti di testo o PDF. La particolarità è che ogni volta che il client fa una richiesta al server, il server ricostruisce interamente la pagina di risposta e la manda indietro. Quindi supponiamo che l'utente sta lavorando su una sua pagina di un'applicazione, pensiamo a YouTube, a Facebook, quello che volete, o una chat, insomma, cambia qualche cosa, fa un qualche piccolo cambiamento e questo cambiamento ovviamente deve essere memorizzato lato server e memorizzato sul database. Quindi, questo è oltretutto, si deve vedere lato client, cioè l'utente deve vedere che la sua azione ha prodotto un cambiamento. Quindi c'è un passaggio da minimo cambiamento fatto dal client, quindi dall'utente, passaggio sul server, il server che va a parlare col database, esecuzione del codice, produzione della pagina. La pagina viene restituita e il browser cosa fa? La ricarica interamente. Questo modo di procedere, che non è in disuso, cioè si fa ancora, presenta però alcuni limiti. Il limite è che ogni volta che l'utente fa qualche piccola modifica, e ottiene quindi una risposta dal server, bisogna ricaricare interamente la pagina. Quindi il server deve rimandare indietro una pagina, magari uguale alla precedente, se non una piccola parte. Esempio, l'utente che sbaglia a inserire l'email. Se il controllo dell'email viene fatto sul server, e sicuramente viene fatto sul server perché il client non può sapere, cioè può sapere se l'email è scritta correttamente, ma non può sapere se l'email è giusta. Okay, deve andare a vedere sul database se è associato con lo username, per esempio, c'è quell'email lì oppure se è sbagliata. Quindi deve fare tutto un passaggio verso il database, dopo la risposta ritorna al client e se la risposta è un messaggio del tipo ha inserito l'email sbagliata, il server deve preparare una pagina uguale a quella che il client vedeva all'inizio, aggiungendo solo in più la frase da qualche parte. Hai sbagliato, l'email che hai inserito è sbagliata. Quindi c'è un traffico di dati perché le pagine che usiamo oggi noi sono piene di immagini, piene di cose multimediali. Quindi il traffico che si genera nel mandare avanti e indietro tutte queste pagine, solo a fronte di piccolissime modifiche, non ha molto senso. Si rallenta parecchio il caricamento anche della pagina nel browser, quindi l'applicazione sembra più lenta. Però in alcune situazioni
questa soluzione va bene, magari ne parleremo poi più avanti o in quinta parlando di architettura. Per adesso prendetela così. Quindi che cos'è che, quali sono diciamo le novità rispetto a questa applicazione tradizionale? Una novità, una prima novità, perché poi ce ne sono altre, ma una prima novità che non è più neanche tanto novità, lo è per voi, rispetto a quello che ho detto prima, è l'utilizzo della tecnica Ajax. Ajax è una tecnica, non è un linguaggio, non è niente, non è una tecnologia, è una tecnica. Che si basa sul seguente principio. Quando l'utente fa una qualche variazione, fa una richiesta, insomma, di dati al server, il server cosa fa? Beh, oltre a cercare dati, se deve cercarli, ma quello lo do per scontato, perché ormai avete capito che c'è quasi sempre, oltre a fare quello, invece di ricostruire la pagina da zero, quindi rimandare indietro una pagina completa con quella piccola variazione, manda al client solo i dati che servono per aggiornare la pagina. Quindi la frase "l'email che hai inserito è sbagliata" viene mandata al client solo quella frase lì, un semplice testo. L'applicazione sul lato client deve prendere questa frase che gli arriva come risposta e la deve collocare sulla interfaccia. Quindi capite la differenza enorme, perché il server manda indietro solo i dati e non l'intera pagina. Il client non deve ricaricare la pagina, ma deve solo aggiornarla, cioè andare a modificare quella piccola porzione che nell'esempio che vi ho fatto è proprio solo l'inserimento di una frase, di un messaggio dall'utente. Questa operazione è resa possibile dall'utilizzo di questa tecnica che tra un po' vi faccio vedere e dall'utilizzo di formati di interscambio o XML o JSON, però noi useremo JSON perché è più semplice e perché ha una sintassi simile a quella di JavaScript. Qual è la tecnologia lato client che mi permette di andare a modificare una pagina visualizzata nel browser? Il linguaggio JavaScript è l'unico che può intervenire su un documento visualizzato nel browser per cambiarne, per andare a modificare il suo DOM. Ogni elemento all'interno di un documento HTML ha un suo corrispondente in questo Document Object Model. Il Document Object Model è un modello oggetti, quindi all'HTML corrisponde un elemento in questo Document Object Model, alla head anche, quindi ogni elemento di un documento HTML ha un corrispondente oggetto nel DOM, oggetti. Tenete presente questa cosa, sono oggetti, quindi come oggetti hanno proprietà, metodi. JavaScript interagisce con gli elementi di un documento HTML perché va ad utilizzare le proprietà, i metodi del DOM, altrimenti non potrebbe farlo. Quindi esistono particolari metodi che permettono, per esempio, di modificare il testo contenuto in un paragrafo. Adesso andiamo a utilizzare questa tecnica Ajax per creare una mini applicazione web utilizzando lato back-end, lato server, il linguaggio Java. Allora, vi ho fatto scaricare il template di Bootstrap. C'è questo file JavaScript che dobbiamo scriverlo noi, perché avevo iniziato a scriverlo l'altra sera, poi è finito il tempo. E adesso vado ad eseguirla. Tasto destro del mouse sul file index, run as, qua, run on server, confermo e adesso dovrebbe aprirsi nel browser, eccola qua. Quindi quando inserisco l'email, per adesso voglio solo mandare quest'email al server. Quindi sono qui,
voglio mandare l'email al server. La richiesta sarà quella poi di andare a inserire questa email in una tabella del database. Arriveremo a fare questo. Devo gestire l'evento click su questo pulsante. Quando l'utente fa click su questo pulsante, deve succedere qualcosa. Che cosa deve succedere? Allora, se non è stata inserita l'email, deve comparire un avviso, no? E quindi il dato non deve neanche passare. Quindi ci dobbiamo fermare qui, il dato non finisce neanche al server. Lo blocchiamo prima, JavaScript si accorge che l'email non c'è, per adesso limitiamoci a vedere se c'è o non c'è senza controllare se è giusto o sbagliata. E se non c'è, neanche fa partire la richiesta. Quindi avvisa subito. Se invece c'è questa email, allora questa email va mandata al server. Quindi l'obiettivo di questo script è intanto gestire l'evento click su il pulsante. Questo codice va sempre scritto tra questo $document.readyFunction e questo è due parentesi punti virgola. Questo fa sì che il codice all'interno non venga eseguito finché la pagina non è completamente caricata, perché altrimenti l'esecuzione di codice prima del completo caricamento della pagina potrebbe dare origine a errori. Ora, per andare a gestire l'evento click, devo scrivere questa cosa qua. Che significa? Quando l'utente fa click sul pulsante il cui ID, vedete qua si usa la stessa notazione dei CSS, il cui ID è Submit Button, allora adesso vediamo cosa fare. Submit Button è proprio questo pulsante che si trova qua, Submit Button. Questo è il Submit Button. Quando fai clic su questo pulsante, ecco che allora adesso andiamo a definire cosa fare. Apriamo qua una parentesi tonda, scriviamo function. La scrittura è un po' diversa da quella a cui siete abituati, ma dopo ci si abitua. Aperta la parentesi graffa, invio, e qua vedete, chiusa graffa, chiusa tonda, punto e virgola. Quindi qua dentro vado a scrivere il codice da eseguire quando l'utente fa clic su questo pulsante. Allora, questo pulsante, pulsante submit, cosa vuol dire pulsante submit? Dovreste saperlo. Vuol dire che i dati contenuti all'interno di questi campi di input vengono inviati subito al server. Però io vi ho detto prima che non voglio inviarli subito al server, prima controllo che ci sia l'email. Se non c'è, non faccio nessuna richiesta al server. Quindi significa che la mia applicazione, il mio codice, non deve inviare subito i dati, ma deve trattenerli un momento. Per fare questo, si mette qui un parametro. Event, ve lo metto per esteso così è più chiaro. E la prima operazione da fare è questa, event.preventDefault. Questo e.preventDefault impedisce che i dati vengano mandati subito al server, quindi diciamo che blocca l'operazione di default, il comportamento di default. A questo punto i dati li possiamo manipolare, però prima bisogna andarli a prendere. Per fare questo, di nuovo utilizzo la stessa notazione che immagino abbiate capito si usa con jQuery, che è l'utilizzo di questo dollaro, e poi tra parentesi tonde vado a indicare tra apici, allora se individuo l'elemento mediante l'ID, uso il cancelletto, se invece devo individuare un insieme di elementi in base alla classe, userò il punto, esattamente come si fa per il CSS. Quindi dove si trova l'email? Andiamo a vedere nel campo di input. Qual è l'ID? È proprio email. Bene. Allora, qua vado a scrivere cancelletto email. Questo pezzettino mi va a prendere l'elemento che ha ID email. Ecco, aver preso l'elemento significa semplicemente aver ottenuto il riferimento a questo elemento. Cioè, io so che l'elemento è questo. Però da qui a prendere il valore c'è ancora un passaggio da fare. Per adesso ho riferimento al campo di input, ma non ho il valore contenuto all'interno.
per andare a prendere il valore contenuto all'interno, devo utilizzare la funzione val. Val è un metodo di jQuery che permette di recuperare il valore dell'email. Però questo valore da qualche parte lo devo mettere. Infatti lo devo salvare dentro ad una variabile almeno. Quindi vado a scrivere let email uguale. Questo let email, forse voi avete sempre visto var, va bene anche var, però let è stato introdotto nell'ultima versione di JavaScript, permette di mantenere il principio di località delle variabili, cioè una variabile definita dentro un blocco, dentro un metodo, e se definita con let è locale a quel metodo, mentre con var non è detto che sia locale. Bene, adesso dentro l'email ho l'email, vogliamo verificarlo? Beh, basta andare a fare una console.log di email uguale più email. Vedete, la sintassi è molto simile al linguaggio Java, tutti i linguaggi si like. E l'unica cosa che qui uso, cioè posso usare anche le virgolette, però io convenzionalmente con JavaScript cerco di usare sempre e solo gli apici quando mi è possibile. Questo che cosa fa? Va a stampare sulla console. Questo lo etichetto come debug, perché poi se l'applicazione funziona posso anche cancellarlo. Quindi adesso vado a controllare se l'email è stata inserita, allora vado avanti. Se non è stata inserita, faccio comparire un messaggio, un avvertimento. Vado a scrivere if, aperta tonda. Ma basta scrivere email. Questo sta già a indicare che è un po' come scrivere se dentro l'email c'è qualcosa. Se dentro l'email c'è qualcosa, anzi facciamo il contrario, if not email, se non c'è qualcosa dentro l'email, allora facciamo comparire un messaggio, un alert. Alert, e devi inserire l'email. Osservate qui, mi dà problema perché ci sono due apici, questo chiude la stringa, quindi vado a mettere prima di questo apice un backslash, così lo interpreta come in maniera corretta. Se l'email viene inserita, allora io devo passare questa email al server con una richiesta HTTP, ma attenzione, userò Ajax. Prima di tutto preparo un oggetto JavaScript contenente l'email. Come si scrive un oggetto JavaScript? Tra parentesi graph si scrivono delle coppie chiave e valore separate da un due punti. E tutto questo va naturalmente assegnato ad una variabile. Dichiaro la variabile params, si poteva chiamare anche in un altro modo, e a questa variabile assegno, apro una parentesi graffa, qua vado a inserire il contenuto, cioè i campi di questo oggetto. I campi di questo oggetto sono l'email inserita dall'utente, la chiave, guardate, lo scrivo così, e il valore. Come separatore qua non si usa il punto e virgola, ma la virgola se ci sono altri campi, se no non c'è bisogno di mettere niente. Allora devo scrivere quindi una coppia chiave valore. Il valore che devo passare è l'email. Quindi qua devo scrivere l'email, la variabile, no? Che contiene l'email dell'utente. Qui come chiave posso usare un nome qualunque, posso usare X, quello che voglio. Io userò email, non vi confondete. Uno è la chiave, l'altro è il valore. Chiave, due punti, valore.
Poi metto un punto e virgola alla fine dell'oggetto. Quindi questo è l'oggetto che io devo passare. Perché vi ho fatto usare via query? Perché è molto più semplice. Difatti basta scrivere $.post e qui ci sono tre parametri. Adesso li scrivo generici, poi li vado a dettagliare. Allora, il primo parametro è la servlet. Che cos'è la servlet? È la classe Java presente sul server che dovrà gestire questa richiesta, virgola. Qua devo andare a inserire l'oggetto che ho preparato, cioè il params, posso già scriverlo direttamente, la variabile params, e poi qui c'è una cosa che si chiama funzione di callback. Esegui questa servlet con questo dato. Poi si mette in attesa. Quando il server risponde, quindi quando manda la risposta, ecco che la callback si attiva e viene eseguito il codice di questa funzione. Si scrive così. Function, aperta tonda. Qui posso mettere più parametri per questa funzione, ma adesso, perché voglio rimanere sul semplice, scriverò solo un parametro. Lo chiamo data, indifferente il nome come sempre. Dentro data troviamo la risposta inviata dal server. Poi, naturalmente, essendo una funzione, ecco perché ci sono le parentesi graffe dentro le tonde, essendo una funzione, avrà anche un corpo. Che dovrò andare a scrivere qua dentro, scriverò il codice della callback per adesso, per fare un test. Vado semplicemente a scrivere di nuovo un alert, però manca ancora una cosa. Questa servlet, io non ho specificato che cos'è questa servlet. Allora, andiamo a costruire la servlet. Stiamo parlando di Java, quindi non lavoriamo qua nella cartella Web Content, ma dobbiamo andare a lavorare nella cartella Java Resources. Vedete, apro la cartella Java Resources, qua dentro c'è SRC, l'abbiamo già visto più volte, quindi non è una novità. Qua dentro crea un package. Crea un package, e il fatto di creare un package adesso è una mia scelta, non è una cosa obbligatoria, ma è meglio fare così. Creo un package e lo chiamo servlet, perché qua dentro io ho intenzione di mettere tutte le servlet che andrò a scrivere. Quindi servlet finish. Ora vado a creare la servlet. Quindi, tasto destro del mouse sul package, new. Attenzione, perché non devo creare una classe, ma devo creare una servlet. Qui vedete class name, e la servlet è una classe, devo specificare il nome di questa classe. Ho detto che la chiamo coming soon servlet. Il nome ovviamente lo scegliete voi, eh. Non deve esserci servlet nel nome. Adesso l'ho messo per distinguerla dal nome dell'applicazione del progetto. Poi attenzione, non fate finish, andate avanti. A parte che qua potete anche mettere una descrizione più avanti, una descrizione, vedete, della servlet, se necessario. Questo non ci serve, andiamo ancora avanti su next. Ecco, qua vi fa vedere questa finestra. Quali sono i metodi di questa servlet che verranno creati, almeno solo per l'intestazione, in automatico. Allora, cosa serve a noi? A noi serve il metodo per non avere troppe cose che poi dobbiamo cancellarle perché non ci servono. Togliete via doGet perché non lo usiamo. Togliete via constructor perché non lo usiamo. Quindi usiamo solo doPost, eventuali metodi ereditati. E a questo punto si può fare clic su finish. Prima di passare alla servlet vi voglio far osservare una cosa. Perché ho chiamato, cioè perché questo metodo si chiama post?
In realtà c'è un analogo metodo $.get e c'è anche un metodo più completo che si chiama $.ajax. Il post è dovuto al fatto che io con questa operazione voglio andare non a leggere dei dati che sono presenti sul server, sul database, ma voglio andare a scriverli sul database. Quindi c'è nel messaggio che invio con il protocollo HTTP, c'è del contenuto che deve passare, magari anche riservato, che deve essere poi preso e inserito nel database. Diverso è il discorso se io invece avessi fatto una richiesta dove andavo a semplicemente a chiedere di visualizzare dei dati, cioè di fornirmi dei dati che volevo visualizzare. Ecco, in quel caso avrei scelto di utilizzare GET. PostGET sono metodi del protocollo HTTP. Se andate su internet e cercate i metodi HTTP, prendiamo anche questo, va bene, vedrete che ci sono tutti i vari metodi del protocollo HTTP e che poi vengono utilizzati per fare le varie operazioni sul server. A seconda del metodo scelto si fanno alcune determinate operazioni, cambia il tipo di messaggio che viene inviato al server. Adesso è ancora presto per andare ad addentrarci in questo argomento, però mi sembrava giusto spiegarvi perché si chiama POST e perché nella servlet noi scegliamo di implementare il metodo toPOST, proprio perché abbiamo fatto una chiamata con POST. Detto ciò, diamo un'occhiata a questa servlet, anche se al momento non scriveremo niente di particolarmente interessante, lo faremo la prossima lezione. Ecco, non andate mai a cancellare questa decorator, questa funzione, perché serve per trovare la servlet, andare a reperirla, quindi fornisce il path name verso la servlet. Non cancellate mai questo numero di versione. Qui vedete che questo metodo è un metodo protected ed è un metodo che può lanciare due eccezioni, che sono una servlet exception, quindi se ci sono dei problemi con la servlet, oppure un input output exception nel caso in cui ci siano problemi nella trasmissione dei dati da e verso il server e il client. Per adesso non faccio niente, la lascio così, magari faccio una system.out.println, email ricevuta. Devo ancora fare una variazione qui. Ecco, qui devo andare a scrivere il nome della servlet. Attenzione, non dovete scrivere nessuna estensione, semplicemente tra virgolette, da apice, perché siamo in JavaScript, coming soon servlet. Adesso proviamo ad eseguire questo codice, tasto destro del mouse, run as, run on server. Mi chiede se voglio fare il restart del server, gli dico di sì. Queste cose rosse che vedete non sono errori, ma il server che si riavvia, sono i messaggi del server. E adesso riproviamo. Allora, notify me senza mail, devi inserire l'email. Adesso inserisco l'email, notify me, email inviata. Andiamo a vedere qua sulla console che in effetti l'email, vedete, la prima volta era vuota, adesso c'è l'email che ho inserito. Se andiamo su Java, vediamo nella console l'email ricevuta. Ora, il prossimo step sarà quello invece di andare sulla servlet a fare qualcosa di un pochino più impegnativo. Quindi il nostro lavoro sulla parte client è finito. Non è che dobbiamo fare niente di più.
Sì, potremmo abbellirlo, invece di utilizzare questi alert che sono abbastanza brutti, potremmo utilizzare qualcosa di più raffinato, no? Con Bootstrap, però adesso l'obiettivo mio non è quello di concentrarci sull'estetica, ma piuttosto sulla funzionalità. Quindi adesso dovete cercare intanto di capire no? Come costruire questa parte dell'applicazione. Per applicazioni più complesse, il codice si complica, ma il principio rimane esattamente lo stesso.